Ma buonasera a tutti e benvenuti a appuntamenti del Minecrazio. E a questo punto di nemici, volendo fare una lista, abbiamo i creeper, gli arcieri, i non morti, le mante, i ragni, il warlock che spara le pozioni, gli slime bravi, gli annegati che abbiamo visto nella puntata zero, i predoni metallici e il demone nero. I napoletani non penso di averli trovati. Serve un bestiario. Fenomeno. Grande. Le vedete queste lande? Sono tristi perché non ci sono uomini o comunque ce ne sono pochi, ma ciò nonostante. Porco d***o. Ma quello? L'antico paese Noce, che sorge esattamente sotto la cui. Che cos'è? Oh, sto depredando, ma di notte non mi vedono. Penseranno che sono stati gli zombie. Oh no, c'era una vedetta, farà la spia, l'ho vista. Vi sto aiutando! Ehi, viandante! Sono un guerriero, vengo in pace! Quello è un blocco di vetro. Ha uno strano... ha un libro in testa, vorrei leggerlo. Oh, salve, buongiorno! Sono pacifici. Ma vediamo se c'è modo di parlare con loro. Facciamo... Mi ha dato un pugno? Mi scusi, esatto, può venire un attimo... L'ho luttato. Voglio prendere. Dio. Arrivederci. 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 Grande festa nel villaggio! Sto suonando la campana in segno di amicizia! Vengo in pace! Sono cubiche... Oddio, oddio! No! No! Vi chiedo scusa! Non pensarci! Ah, e tra l'altro questo è un tavolino. No, come funziona questo? Ah, perché un asse su un palo. Ah, ma si fa con la staccionata il tavolino. Why are we still here? Ma questo è intelletto sopraffino. Voi siete degli ingegneri. E io non sono nessuno. Lei deve essere il sindaco. Buongiorno, guardi, le lascio questo. Ecco, a voi. Prendetela. È buona. È cibo. È come Animal Crossing, ma nessuno vuole fare amicizie. Andy. È buono. È pane. Sì, sì. Bravo! Prendine ancora, ne ho tanto, te l'ho rubato io. Prendine ancora. Eh sì, lo so! Oh, lei ha un utensile, lei è un muratore? Che cos'è? Banco da forgiatura. Smithing table. È un banco nuovo. Come si fa? Mi fa vedere come lavora? Perché ci sono le stelline? Chiuso la porta in faccia. Mi fa vedere, vuole che lo usi io? Oh, migliora un oggetto. Quindi il tasto destro non è un cazzotto. È un'interazione che però non avviene con tutti. Quindi questo significa che se tu metti il piccone di ferro e ci metti forse lo smeraldo, ti crea il piccone di smeraldo con un solo smeraldo anziché tre. E di smeraldo, scusatemi, di diamanti. Ma che cazzo sta dicendo? Potrebbe. Ho sentito un rumore d'acqua strano. Tipo come se qualcuno mi bevesse davanti. Salve, buongiorno. Oddio, la carne marcia! Finalmente ha un uso! Questo che cos'è? Giusto, l'avevo visto nella puntata zero, l'alchimia. Non ho idea di che cosa cazzo farci. Oddio! Si è teletrasportato in un attimo percorrendo decine di chilometri. Non sono al sicuro. Devo scappare. C'è ancora il mercante là fuori. Buongiorno. Oh, lei è un altro prete. Avete proprio il culto della carne marcia, eh? E questo? Stop. È il calderone? This needs to stop now. Oh no. Calderone, se il calderone si faceva con la pietra, quindi forse va picconato. È un calderone. Pietra liscia. Che cos'è quello? Ma è una fornace, è la stessa cosa.
È giusto, col cuoio 15 posso fare anche le armature. E ci sono 3 smeraldi. E qui tocca depredare. Cosa ci si fa con lo smeraldo? Il blocco di smeraldo e basta? Ok, per 6 cuoio... La giubba di cuoio... colorata. Ok. Si stanno riproducendo, credo. Quanto pane. Come la sella. Posso andare a cavallo? Ragazzi, sborro. No? No, non funziona. Non va, ragazzi. Forse gli devo da prima da mangiare. Cazzo, c'è il fieno. Vuoi il fieno? Do il grano. Stai mangiando? Oh, lo sta mangiando davvero. Voglio mettere la sella. Sì, sì! Torniamo a casa, bello. Posso anche usare la spada. Ci vediamo domani. Eccoti, bello. Vieni, bello, vieni. Da bravo, da bravo. Ehi, ehi. Ehi. Ok, forse più piano. Ehi, bello. Mi scusi. La ringrazio, buongiorno. Mi scusi, devo scendere, non ho voglia di... Forse è arrivato il momento di costruire una vera casa in mezzo a altri esseri umani. Karlorg, stai qui. Presto avrai una vera stalla e io avrò una vera casa. Diamoci da fare. Faremo casa nostra qui. Voglio copiarne l'architettura, quindi probabilmente verrà una merda in confronto alla loro. Però una delle mie grandi debolezze della vita: non saper fare le robe di costruzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. E il tetto come è fatto? Sono scale. Sono scale. 1, 2. Non ho le finestre, non importa, non so fare il vetro. Io la farei più grossa, ragazzi. Dio, ragazzi, io sto sborrando dagli occhi. Il trasloco, ragazzi, come Sabaku. Portiamo Karlorg a fare il trasloco. Gli assi come si fanno? No, fa la pavimentazione, eccolo. Pedana a pressione, penso sia questo, no? Vediamo un po'. No. Ma sono pulsanti. Oh, ok, questo è chiaramente il pavimento, ragazzi. Però questo vuol dire che va sopraelevata un attimo. Ah, non sono capace a fare queste cose. Organizzarmi questi lavori. No, non voglio l'osso. Butta via, non voglio il seme. Another one. Ti prego, voglio il banco da lavoro. Ok, fai un cazzo di baule, per l'amor di Cristo. Tutta la merda, tutta la merda, tutta la merda. Adesso... Serve la vanga, lo sai che serve la vanga. Lotta contro se stessa, la scimmia. Cazzo è che caga il cazzo? State lontani da casa mia. Questa è casa mia, hai capito? Spider-Man, levati dai coglioni. Coglione. Perdoni, i metallici sono arrivati. Se volete il villaggio dovete affrontarmi. Avete un bambino con voi o cosa? Ah no, è semplicemente interrato. Ok. 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 4, 2, 1. Ho vinto io. Un po' di suspense c'è. Mi sento come all'esame della prostata. Non è vero, non l'ho mai fatto. Non so come ci si sente. Ragazzi, voi l'avete mai fatto? Se sì, è come pescare di notte su Minecraft. Velak, che stai facendo con Karlorg? Velak, Karlorg, non puoi fare sesso con gli umani. Ma vedi te se mi devono scopare Karlorg. E almeno sì, è a destra, è tutta a destra e vaffanculo. No, perché non torna mai niente ora. Ci sta, ci sta, ci sta, eh. Mette profondità, ragazzi, mette profondità. Va là, poi entra da destra e poi entra da sinistra. Giorno dell'exit. Cioè, perfetto. Madonna, sto magazzino è sempre più piccino, cioè, che cosa c'entra qui dentro, il mio cazzo? Vabbè. Poi si vede. Come l'ha risolta lui questa cosa? Scala into... Scala al contrario. Come fa? Che sortilegio è? Eccolo qua.
No, quindi adesso devo fare il test. E ora è giusto. È una Z azzurriana, no? Ragazzi, no, ragazzi, c'è il bambino, mi sta entrando in casa. Tra il bambino in casa, mi vuole entrare. Cosa sta succedendo? Oh mio Dio! Abitante degli abissi. Oh! Ma tira gli arpioni! C'è posa i cazzo! No, mi... No, mi sta ammazzando... Oh, ma come cazzo ti permetti? Oh, si scoprirà anche il mio cavallo, ma è un bravo ragazzo! No! Oh, ma fa malissimo! No! No! Ho capito, Wagyu! Sì! Mi dispiace, è bello. Mi dispiace, Carlo. Oh, guarda qua! Dai, dai, ma godevole! Tu prendi qualcosa? Carne marcia, direi che non è il caso. Oh, no, invece la mangia la carne marcia. Ehi! Tu la mangi la carne marcia? Quello è il demone nero? Sono due. Voglio solo vederlo. Non voglio combatterlo, ho paura. Voglio solo dare alle mie paure una forma. Cosa fa? Le braccia lunghissime. Cosa fa? Costruisce. Sono... Sono le ombre di Ruslan. Sono i suoi schiavi. Costruiscono per lui. Minasan konnichiwa. 私、グーバーです。何が起こったのか説明するためにビデオを止めなければなりませんでした。ここでは、親愛なるストリーマーがジャンプしてメニューを開くのがわかります。しかし彼は、その位置にとどまったままで、自分の目が悪魔の目と合っていることに気づいていません。おディオ、おディオ。Mio, che cazzo di versi che fa? Andato via. Quello era il suono dell'andare via. La pioggia lo uccide. O quantomeno, la pioggia lo spaventa. F cagarsi addosso. A posto, andiamo. Casa dolce casa. La pioggia che ci ha salvati dal demone nero. Mi conviene già da subito creare lo studiolo, ma la larghezza di questa stanza non è ottimizzata. Quindi dovremmo in teoria per l'ennesima volta abbattere questo muro del cazzo. Adesso per ottimizzare e fare il tutto per lungo facciamo così. La zucca a questo punto si mangia così. In che senso? Ma la zucca non può essere un materiale. Cosa c'è? Tipo l'oggetto forchetta? C'è un'ultima cosa che mi sono ricordato che devo fare prima di andare via. Comodino. Quanta roba riusciamo a prendere? Sta succedendo? Mi stanno scopando il cavallo? Super Pippo? Ehi, cosa dice un golem sorpreso ad un altro golem sorpreso? Sei rimasto di sasso! Pippo non vuole mai ridere. Ma è per questo che lo amiamo. Ma che è? Carlo Orga aspetta qui. Cosa cazzo è? C'è un baule. Intanto facciamo un'analisi geologica. Netherrack. Allora, mi viene alla mente il Netherrealm, il mondo alternativo di Mortal Kombat. Non so quanti di voi sono esperti della lore Carlorg. Carlorg, ti sento ma non ti vedo. Carlorg, c'è una fessa.
Bravissimo, Karlorg. Sei sempre il solito, Karlorg. Oddio, prendi tutto. Tutto. Acciarino. Carica di fuoco. Una cosa per volta. Allora, nella lore di Mortal Kombat, il Nether Realm è il mondo alternativo. Dove cazzo è Karlorg? Karlorg! Sempre a scoparti i cavalli e le cavalle. Il fatto è questo. Date un'occhiata a questo luogo. Sembra sputato fuori dal nulla. Soprattutto, vedete, qui. Come se un pezzo di mondo... si fosse tatuato qui dentro. Non c'entra niente. Oh no, sta calando la notte. Karlorg, dobbiamo costruire una casa al volo. Okay. Ah, ok, buono. Buonissimo. Oddio. Cosa ho fatto? Mi sono murato da solo. Ma che? Ok, Karlorg, devo dormire. Sì, qui al mio risveglio. Sì. Ha qualcosa di speciale questo luogo? C'è qualcosa che lo triggera? Perché questa ha una skin diversa? È ossidiana, è la stessa, guardate. Vediamo se riesco a... No, oddio. Ce la faccio, la rompo e basta, controlliamo. No, è inutile, stiamo perdendo tempo. Mi voglio segnare le coordinate. 199-89-822. Ok, tipo il numero per chiamare le puttane. Quelle direte capri. Però del Netherrealm, sono le Nether Troie. A un certo punto sta roba finisce. Oddio, mi scopa! Cos'è questa struttura? Sembra un cancello. Però rotto. Probabilmente questa struttura è stata trasportata qui solo a metà. Vabbè, ci torneremo. Karlorg, aia. Devo capire probabilmente come evocare qui altri pezzi di questo mondo. E magari questo luogo non è neanche realmente visitabile. Dobbiamo trovarne altri. Sperando che se ne trovino altri. Sperando che non sia un unicum, ma la vedo improbabile. No, basta. Karlorg, la devi finire di mettere la testa nei buchi. Mi spiace, bro, non riesco a resistere. Il cazzo va bene, ma la testa no. No, è notte. Karlorg, ti prego, non andare via, non c'è tempo. Mi sta scopando, Karlorg, ma che fai? Andiamo, bello, ti porto a conoscere dei maialini. Spero si siano mangiati le patate, spero non siano morti di fame. Oddio, è casa, ragazzi. Shit. No, Maria, io esco. Ragazzi, state tutti bene? Ragazzi, arrivo subito. State tutti bene, che bello. Però non è cresciuto un cazzo. Karlorg, aspettami qua. Non provare a uscire, t'ammazzo. No, mi dispiace, raga. Si è sentito male? Bestiario di Groseth. Partiamo dai primi, non morti. Il tipo di nemico più comune. Dopo... la diffusione dell'ignota malattia. Probabilmente prima dovevano essere cittadini di Ego Balego. Scheletri, come i non morti, soffrono la luce. Senza uno scudo si è spacciati. La loro mira è pressoché infallibile. Creeper, difficile dire cosa si trattasse in origine. Se dovessi tirare a indovinare, si tratta di appezzamenti di terra o pietra che hanno preso vita. E a te che leggi, ricordo che sei davanti anche a qualcosa di esplosivo. Maestro delle fiale. Gli alchimisti erano tra gli uomini più ricchi di loro. Oggi non rimane che la risata di esseri un tempo privilegiati. Ragni. I ragni sono aggressivi, ma non sembrano malati. Soprattutto quelli velenosi potrebbero, sono potenzialmente fatali. Non morto, Tritone. Il morbo non ha fatto salvo neanche l'antico popolo dei mari di Follonia. Sono i non morti più pericolosi. Le mante, nemici non troppo pericolosi. Forse mutazione di uccelli, demone nero. Conosco poco su questa creatura. È capace di teletrasportarsi. Ha una passione per il costruire e una volta agganciata alla preda non la lascia più andare con velocità. È ferocia, teme però la pioggia, è un demone, ma si comporta in maniera fin troppo umana. Bene, andiamo Karlorg. Questo è il ponte di Gabriele, il Gabri Ponte. Tipo Wall Maria, poi c'è il ponte d'Agostino. Ricordo ancora quando ai tempi del regno di Groseth c'erano gli archi che suonavano in questo punto. E c'era... Aiuto, mi ricordo le altre coordinate, cazzo, le abbiamo segnate. No, Karlorg! Karlorg! No! Karlorg! Ehi, Super Pippo, che cosa fanno due golem che si sono perdonati?
Ci mettono una pietra sopra. Buonanotte, Pippo. Oswald sta chiedendo a Riccardo di sposarlo. Gli ha detto di no. Allora, sella. Si farà la sella, sì. Non c'è tempo adesso di fare la sella. Però segnatevi che devo fare anche la sella, perché sennò me ne scorderò. Ok? Ehi, bello. Ehi. Dai, bello, andiamo. Se arrivi sano e salvo ti do un nome. Il pane ti piace? Forse mangia gli occhi di ragno. No, targhetta. L'osso come nei cartoni animati. Ma sì che lo prende l'osso, il cesso. Prendi. Ma c'ha il collarino. Che succede? Ah no, è seduto. In piedi, seduto. Ti chiamerò Cali. Come il primo cane che ho avuto in vita mia. Cane che aveva preso mio papà. Gli piaceva Calimero e l'ha chiamato Cali. Minna. Scusi, lei è Tommaso, vero? Ah, lei è la signora Iselda. Venga. Signora Iselda, mi scusi. Un secondo. Signora Iselda. Non preoccupatevi. Quel che è successo stanotte è un segreto. Viva l'amore libero. Cali, questa è casa tua, adesso vieni. Ma no, un cane non si tiene nella stalla. Andiamo, Cali. Seduto? No, non botola. Bravo, signori. È stato un piacere. Green screen. Sta tutto quanto storto. Porco. Ho giocato tutto il giorno a Tears of the Kingdom e ora Minecraft. No! I feel within oh me my god! At peace no! Above no! All earthly dignities. No! No! Still in no! Quiet peace. Cioè, Cali, mi ero dimenticato di te. Dobbiamo buttare tutto nel magazzino e prepararci a un altro viaggio. Senza Carlo, ahimè. La scimmia, un po' alla riproduzione, comincia a pensarci. Pertanto. Peggy 18. Metti che troviamo una signorina in altri villaggi. Facciamo un matrimoniale. Super Pippone. Come si chiamava il golem più appassionato di MMORPG? Davvero bro, smettila con ste battute cringe. Macigno. Pippo non ride mai. È instancabile, forse anche lui vuole semplicemente una golem con cui riprodursi e defaticare un attimo lo spirito. Hello, your computer has... Sopravvive al giorno. Cosa cazzo? Dove si è spostato? L'ho perso di vista. C'è un coniglio. È nuovo il coniglio. Vieni qua. Vieni qua. Stop right there. No! Nobody breaks the law in my world. Di nuovo malaugurio. 1:38 di malaugurio, forse possono spawnare più facilmente. Dormiremo a casa vecchia oggi. Possiamo andare per me. No. Buongiorno. Oh fuck. Che cos'è incursione? Lo devo fare. Quello è un predone. Move, bitch. Porca puttana! Dobbiamo difendere il villaggio. Incursori restanti, 2. Dove sono gli altri 2? Codardi. Dove siete? Marrani, villici, predoni. Lezzo! Non c'è nessuno. Pietro? Hai visto qualcosa? Man, shut your bitch ass up. Nobody asked you about a bitch ass thing. Per qua
quanto mi riguarda, possiamo andare a dormire. Non c'è nessuno. Ancora? O si è buggata questa cosa? Questa funzione? Oh, è sparita l'incursione? Ma forse perché mi sono allontanato? Cioè, secondo me è finito, ma mi continua a dire che sono due. Se poi dovessero arrivare, li respingeremo da un'altra parte. Karlorg, come chiamiamo questo villaggio? Va bene, mi sembra ragionevole. Il villaggio si chiama... Villaggio. Ma si scrive con due J. La radiosa città di Villaggio. C'è padre Mammonk, che ogni tanto si scopa l'alambicco. Lui che solitamente si arrostisce le palle davanti a casa sua. Lo so, piace il calduccio lì, eh? Qualche problema, però gli vogliamo bene tutti. Questa casa è vuota, in affitto su Airbnb, ma nessuno la vuole. Bene, è tempo di vetro. Si ottiene fondendo la sabbia con la soda a temperature attorno ai 1500 gradi circa. Ok, la sabbia ce l'abbiamo in teoria. Non credo di averla. Questa è sabbia, questa è palesemente sabbia. Il vetro si fa cuocendo la sabbia, è chiaro, lo sapevo, certo. Oh, chi non ha mai fatto il vetro in vita sua? Se noi prendessimo Mike e lo mettessimo ai fornelli, avremmo vetro no Mike. Ve lo siete mai chiesti? È così? Adesso la domanda ostica che tutti quanti, i single che dormono in un matrimoniale, dovrebbero farsi. Qual è il lato delle seghe? Questo. Sinistra ci sta. Proviamoci al volo. Un carbone e la sabbia. Funziona. È vetro? Godo badodo! La scimmia comprende le superfici riflettenti. Bella, bella, vista mare, ragazzi, vista mare, che bella, che bella finestra. Guardate, vista lago. Io vorrei vedere cosa c'ho sotto casa. Che non posso piazzare la scala, ragazzi? Io non capisco. Non mi piace. Forse perché c'è la torcia? Sì. Questo sarà il nostro bunker. Sembra un po' sfigato questo sottosuolo di casa. In teoria, se fossi fortunato, io a un certo punto dovrei trovare una sorta di ego baleghico in greco. Vorrei scendere, ma come scendo? Oh, hell no, man. Oh mio Dio, credo che si tratti dell'antica rivale di Ego Balego, Cava dei Terreni. Il regno perse la guerra proprio per via delle spade diamantine. Loro non possedevano, avevano il diamante ma non avevano capito come lavorare. Erano però abili arcieri. E secondo le antiche leggende fu Julius a prendersi Cava dei Terreni. E io a prendermi il cazzo nel culo! C'è un disco? Ma è nuovo? Il disco non l'ho droppato io. Oh, questa che cos'è? È terra sborrata, credo. Serio, che cazzo è? Terra? Granito, forse? Non vedo che cazzo è. Ragazzi, sono stupido. Non sto vedendo che cosa cazzo sia. Basalto liscio, eccolo. Ma male che non è il babasso, che invece è molto meno prezioso. Beh, ragazzi, è davvero tempo di ripiegare. No. Aia. Quanto manca? Siamo arrivati? No, che cazzo ho fatto? Non so. No, sì, con la spada, ragazzi, è così. È andata così. Bene. Cristo. Fatta, ragazzi, fatta. Siamo tornati a casa. Bene. GG. Allora, ragazzi, come si fa una mappa? Serve in teoria una pergamena? Vediamo. Intanto facciamo carta e poi vediamo. Vai, 15 carte. Allora, vediamo un po' così che viene fuori. Cosa c'è nelle mappe? Di... Cazzo, due tizi che scopano. Ve lo giuro, ragazzi, vi giuro che ci sono due tizi che scopano. Ecco, questa è una mappa stilizzata. I trattini, il titolo, la bussola. Come si fa una bussola? E non ne ho la più pallida idea. Diamante, non attira un cazzo. Carrello da miniera con baù. Aveva i binari che lo tenevano fermo. Stava fermo fino a che non gli abbiamo dato energia. Era quello rosso. Io non ho mai imparato però a fare quel binario. Binario rosso, prendiamo questa roba. Ego balego, trattino. ricette.web.app/recipes fine. Dobbiamo capire
come fare i binari. Capendo come fare i binari, dobbiamo capire cosa li magnetizza. Ma questo... Oh! Ma che cazzo vuole questo? Ragioniamo in termini inversi. Il binario è così. Se facessi questo? Yes! 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 No! 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 Fuck! L'ho già fatta questa cosa, vero ragazzi? Così non viene un cazzo. Così tutto... Allora... Col disegno non avrei capito un cazzo uguale. In teoria, se questo è l'esatto binario che avevo, perché non ricordo se si chiama alimentato, ci metto il carrello sopra, o si ferma. È magnetizzato. Ha senso che sia questo, polvere di redstone? In realtà no. Nord magnetizzato, così così, così così. No, sa che non si può fare. Mi sa che ci fermiamo qua. Un gran peccato, sono amareggiato. Sono sincero. Quello? Solo lava? È solo lava. È un villaggio nuovo. Credo che questo sia un villaggio nuovo, ragazzi. C'è anche un bimbo? Quindi possono fare sesso. Fanno sesso come i maiali, magari? Ma... Ah, pensavo fosse una parrucca. Ah no, aspetta. Un contado! Allora, come l'ha fatto l'orto lui? Copiamoglielo. Striscia di terra, striscia di terra, striscia di acqua, striscia di terra, striscia di terra. Va bene, lo faremo uguale a casa. Glielo inculiamo. Possiamo tornare indietro. Scopate? No, non con me. Questa live... Cos'è quello? C'è tipo un... torre nell'acqua, un'antica rovina. C'è un follonichese. Fortunatamente non ha il tridente. Non è vero, ce l'ha. Sarà andata a fondo la mia roba. Ok, no, rimane a galla, godo. Si sono despawnati? No, no. Ah, mettiti in una zona dove non ti può colpire. In realtà non è andata così male. Abbiamo scoperto il magnetismo, abbiamo trovato tutta una nuova miniera sotterranea, abbiamo scoperto delle incursioni, buggata l'incursione perché mi segnava due e poi non c'era niente. Abbiamo scoperto il vetro, abbiamo trovato qualcosa nell'acqua ma non sappiamo bene cosa sia. E purtroppo la morte ci ha portato via la possibilità di esplorare quest'ultimo elemento. Ma immagino che giocare in blind a questo gioco sia anche questo. Fallire per poi risorgere. Shut up! Amici, mi dovete credere, uno dei piaceri più grandi di questa blind run è Goober. Oh. Scarico la mod del sesso. Scarico la mod del sesso. Poi mi guarda, cioè, come PD. Ha visto come gliel'ho succhiato bene? Cioè, non mi interessa. Quanto è bella questa, Madonna, questa musica! La scimmia comprende l'importanza delle note, come queste siano un soffice cuscino che permette di sognare. Dio mio Dio! Alzati, coglione! Come non posso riposare? Brutta situazione, Gregorio. Alzati da sto cazzo di letto, voglio dormire! Gregorio? Gregorio, sei vivo? Oddio, Gregorio! Signor Golem! Allora, torniamo a casa base. Ora devo tornare a casa, non morire di fame, provare dove è casa, non morire di fame, ripristinare l'inventario, bestemmiare il signore. Credo che quello sia il tetto di merda di casa mia. Credo, spero. È un uncino? È un altro di quelli. È ancora più malandato. Ah! Ah! È ancora più malandato rispetto al primo. Cazzo. C'è dell'oro, di nuovo. Ah, c'è pure una cassa. E cos'è? Bardatura d'oro. È per un cavallo. No, lasciami stare. Ho segnate. Le coordinate le ho segnate. Non so dov'è casa mia. È arrivato un messaggio dai mod. Non posso credere a quello che è successo. Cioè, se io l'avessi voluto fare apposta, cioè, questa cosa rimarrà nella storia della blind run. Dove cazzo sono? È a sto punto. Ok,
questa è strada giusta. Oltre questo canyon dovrebbe essere in te. Io non posso credere che questo stia succedendo. Disegno. È sempre la stessa disposizione. Qui manca la parte alta oro. Voglio fare un'analisi comparativa tra i tre siti che abbiamo trovato. Credo che siano la stessa disposizione ma rotta in modo diverso. È una specifica struttura quella roba lì. Perché è sempre uguale? Un bel mistero. Siamo a casa. Villaggio. Scusate per l'attesa. Finestra per i piedi. Lo so, l'Inter è in finale. Karlorg, tempo di un viaggetto. All'altro sito Netherrack. Mi ricorda, sapete cosa? Il portale di Quake. Oddio, oddio, oddio. Karlorg, Karlorg va a fuoco. Karlorg, no, no. Karlorg, Karlorg, spegniti in qualche modo. Karlorg, dopo ti do da mangiare, scusa. Anzi, aspetta che ti do da mangiare adesso. No, no, Karlorg, scusa! Karlorg, ti prego, non fare l'offeso, Karlorg, ti chiedo scusa. Karlorg, rimani un attimo qua. Stop it. Get some help. Mi sa che... piccone diamantino. Ah, ma sta recuperando vita, piccolo. Fantastico. Karlorg starà bene, allora. Secondo me stiamo andando giù. Carla! 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 No! No, Carla! No, Carla! No, Carla! Risalgo sopra i cazzi. Devo piangere il mio cavallo. Dio di Dio! Mettila qua! Mettila sotto di me! Ok. Ma quel senno di poi? Questa cosa la potevo fare 40 minuti fa. Potevo scavare un blocco. Karlorg è morto. È tutta colpa mia e della mia inesperienza. Cazzo è questo? È un'enorme struttura di legno, ma sembra tipo un molo. È comunque una struttura speciale, barra rara. Ho pensato che fosse tipo l'accesso ad una miniera. È solo un enorme cazzo di legno. C'è una cassa. Ok, guardiamo cosa c'è dentro. Dei pantaloni di cuoio, delle ottime patate. Quanto è profonda questa struttura? Profondo, è troppo dentro. Oddio! È troppo nel mio cazzo, eh. E questa... questa è una cassa. Carta, libro, carta, 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 libro. È una nave. Allora, la mappa del tesoro che cos'è? Un altro aesthetic? C'ho davvero qualcosa? Non me ne vado finché questa roba non è rasa al suolo. Vado, quindi ce n'è una. Godo, 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 godo. Con il cazzo tutto quanto. Oh, lunghissimo. Un po' di tesoro. Ragazzi, ma che cazzo di... oh merda. Ok. Ok. Dobbiamo correre. Cazzo, si faceva sta barca di merda. Si faceva la barca. Ah, si faceva la barca. Ok, ok. Posto.
Dobbiamo andare. No, qui ci piace molto meno. Mettiti nella cazzo di barca, non rompere i coglioni! Vai! Mi ricordo solo che stavamo andando verso la torre Totti, quindi la pioggia copre tutto. Ridammi la barca. No, non rompere il cazzo! Rompi la barca! Ok, metti la barca, vai. Oddio, sì, scimmia, sì! La vedo! Godo! La merda nel culo, ragazzi. Ah, le casse, certo. No! Non farti del male, scimmia! Le torce, sì, importanti le torce. Ma non era più importante la cosa che ho visto prima e della quale mi sono appena dimenticato? Cosa ho visto? Non lo so. Oh, ho paura! Cazzo rotta. Andiamo via. Allora, la torre Totti. Non vedo né sento nessuno, ma i follonichesi sono così. Mamma mia, ho fatto un po' la sborra, scusate. Cos'è? Che cos'è questo? No, ce l'ho. Cristalli di prismarino. Sì. Oddio, un altro tesoro. Che cos'è? Terracotta smaltata viola. Casa, ripiegare. Allora, qui secondo me... No, non va? Forse serve un full cazzo. Ragazzi. Cali, abbiamo un nuovo e mistico tappeto. Ma no! Benissimo. No. Sì. No! Evviva! Esce in mano, seghina. Ci risiamo. Forse vuole un'intera lancetta magnetica. La croce di Cristo, così. Sono coglione. Sono evidentemente coglione. La soluzione pratica, la bussola si muove così. Helicopter. Perno è al centro. Come ho potuto pensare diversamente? Proviamo la stessa cosa. Che ne dite? Easy. Mappa vuota? Oh no. Oh sì. Oh Dio. Per questo le mappe del tesoro. Il gioco ti permette di fare solo la mappa dei dintorni. Noi dobbiamo scoprire com'è fatta Growset. Vedi, livello 0 su 4. Questo è un quarto di mondo. O addirittura un quinto. Perché 1 su 4, 2 su 4, 3 su 4. Credo che sia o un quarto o un quinto. Godo. Eccolo qua. Allora, cosa prendi? I'll have two number nine, Lord. Prendi, buono, eh? Che cazzo vuoi? Fa il difficile sto cesso? Jangad è il nome del cavallo. Jangad, mangia. Metti la sella. Oh, ok, quindi lo devo pettare solamente... Mi segui la mucca? Vieni. Quindi come Zelda hanno diverse stats. Questo va un po' più veloce, credo. Vieni piccola. Bravissima. Hai capito bene, Riccardo. Vieni. Dai, Riccardo, tranquillo. Vieni, dai. Te la rimonto, Ricky. Bravissima. Benissimo. No, mucca, non è possibile. Non ci passavi prima. Ma che cazzo di presa per il culo, eh? Vieni qua. Ciao, Ricky. Però si è fatta notte adesso. Jargad. Come, scusa? I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.
ha detto che regala gli abbonamenti a Gischianto mentre dorme. 3,99 la tier 1, Jargad. Se li regali è uguale. No, io non mi mancano i tempi di Capobastone, Jargad. Ah, vabbè, sì, quando litigava con YouTube fa cagare, ci sta. Jargad, sei un grande. Affilatezza 3, potenza 3, efficienza 3. Dobbiamo pescare ancora. Ci sta, sta facendo una pisciatina. Questo cavallo è molto più forte dell'altro, ma a questo punto non so se è questo che è raro o l'altro che era una merda. Se Carlo aveva le palle troppo pesanti, per questo cercava sempre di fare il sesso. Ho goduto! Hai notato che Super Pippo è sparito? Non c'è Super Pippo. S'hanno fatta Super Pippo. Se vieni a casa mia, ti sparo col fucile. Ma buonasera a tutti! In una nuova, pazza, blindrannica puntata del Mancrazio. Casa Dolce Casa. Seghe, dolci, seghe. Però, fermi un attimo, facciamo anche la carbonella. Devo bruciare i tronchi normali, se non sbaglio. Gli scrotronchi. If I don't sbail, I have to do this and this. Carbonella, sì. Ma io posso mettere la carbonella per... Posso generare carbonella con un'altra carbonella? Posso fare il kagebushi! È come l'incesto dei Lannister. Crei dei figli che da soli autonomamente creano altri figli. Loro sono come la carbonella. Ricardos. No, aspetta. Ragazzi, ma chiudetela la porta, via. Vabbè. Leonardo è così, eh. È uno di quelli che piglia 9 McNuggets, te ne dà 4. Se ne piglia 4 lui, poi l'ultimo ci mette la manina sopra, te lo guardi e lui fa: No, ma lo volevo mangiare perché avevo capito non lo mangiavi te, eh. Ma t'avevo detto di prenderne 20, Leonardo, di nuggets, così si mangiava tutti di più. No, che po' ingrasso, però davvero l'ultimo è che non lo mangiavi te, se no te lo facevo mangiare. Dì che ti vuoi chiamare la mucca, no? Sta sul cazzo, ha guardato male. Godo! Ok, possiamo andare. Perché non mi sposto all'interno di questa mappa? Perché qualunque direzione io prenda mi sto spostando sempre verso destra? Questa mappa è fallace. È una presa per il culo sta mappa. I pirati avevano dei problemi. Sono più grande adesso, quindi forse sono out of bounds. Sto avvicinando al punto effettivamente coperto dalla mappa. Ragazzi, è un disastro questa cosa. Non troveremo mai il tesoro. Aspetta, è diventato un suppostone. Ci siamo. E questo quindi è il distesone di sabbia che cercavamo. Allora clemmiamo come nostra la spiaggia del frutto. Caco. Madonna, tuffi a bomba che facevo andare piccino da qui. Questo è il grave. Allora, ovviamente, qualcuno probabilmente si starà chiedendo: che cos'è la spiaggia e il frutto caco? C'è questa tradizione, ok? È un frutto a forma di stella. Se tu mangi questo frutto con la tua dolce metà, che sia un ragazzo o una ragazza, se vi cacate addosso insieme, è vero amore. Ok, però, cioè, deve essere proprio contemporaneo. Talvolta si caca addosso solo uno, talvolta non si caca addosso nessuno, talvolta si cacano addosso ma tipo a orari diversi, quindi uno la mattina e uno la sera, niente. Ma se ti cachi addosso alla stessa ora, allo stesso momento, è vero amore.
Sì, a me non è mai successo purtroppo. Cioè, mangiato tante volte, cagato altrettante. Io tra l'altro non so quale sia il range delle torce. Però che cazzo è successo? Sennò mi sa che è proprio sott'acqua a sto punto. Non lo trovo. Ragazzi, come fa? Con la Vanga Swag Vanga, ma... Devo giocare a Vanguard, o sì? Devo fare lo scuba divo. Il problema è che scavi anche lento, Dio Madonna. Dio Gesù, Basgeled. Allora, la mappa, la X dov'è? Che cazzo ho fatto? Dove cazzo sono andato? Oh no, dove sono andato? È finito. È finito tutto, raga. Non ho visto dove sono andato a prendere questa. Forse era qua. Vai. Che tutto faccio, questa è sabbia, Saidonia! È sabbia, ca! Ma dove cazzo è sto tesoro? Dio sdeledo. Io spero che dentro ci sia la fine del gioco. Lo apro e porca di una puttana, se non escono i titoli di coda. Madonnino! Oh, ma chi cazzo ha nuotato sin là per seppellì sta merda? Ma che cazzo era? Un pesce, Dio Mimmi! Ma dove? Ma come hai fatto? Io non voglio il tesoro, voglio conoscerti! Per capire perché hai avuto questa idea di merda! L'arte della pazienza. Il tesoro è solo un mero fine mondano. È l'arte stessa dello scavare. Mamma, sono in diretta. È urgente? Un attimo solo, scusate un attimo, ragazzi. Ah, vabbè. No, come? No. Però se il letto si distrugge, non hai un respawn. Dovrei capire dove andare, ed è questo il problema vero. Non me lo ricordo, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Dovrebbe essere una voragine. Abbiamo perso tutto. Possiamo solo trovare questo tesoro. Non ricordo se avevo l'altra mappa o no addosso. Dove sono morto? Oddio, oddio, oddio! Godomadodo, 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 godo, 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 godo. Questo è il pertugio. No, così non salto, cazzo. Aspettate. Salto, dormo, va bene? Non è precisissimo. Sono emozionato. Cosa ci sarà dentro, raga? Cuore del mare. Cos'è? Cuore del mare? Pozione di respirazione subacquea? Godobadodo. La TNT? La TNT è fatta così, quindi verosimilmente è un quadrato di dinamite. Cuore del mare. È un oggetto giallo. Ne ho mai visti di oggetti gialli? Quindi con un'ampolla vuota, più verosimilmente il cazzetto che c'ha padre Mammonk, potremmo fare delle pozioni. In ogni caso, il primo task è finito. Dopo 2 ore 38. Andiamo a studiare i portali in quest'ultima oretta. Portiamo gli acciarini. Gli acciarini non staccano. Oh, strambo oggetto. Quindi non è un materiale, è un arco, è uno strumento. Ho paura di cercare su Google, perché se esiste un acciarino nel mondo vero io non lo conosco. Allora, un acciarino lo teniamo qua, l'altro lo cominciamo a provare in giro. Cosa fa l'acciarino? Oddio!
una pietra focaia? Oddio, mi sono quasi dato fuoco. Andiamo, Jargad. Ma che cazzo? Scendi giù. Oh, ma che fai? That's a cute outfit. Did your husband give it to you? Che schifoso di merda. Andiamo a fare il pane. Leonardo, non ho tempo. Leonardo vuole sempre parlare dell'ultima puntata del Cerbero Podcast, ma non ho tempo di vederlo. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. Aspetta, Jargad. Aspetta un attimo, Jargad, ti fa vedere una cosa. Grande Jargad. Oh, 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 mi sono fatto male al cazzo. Finiva qui, tipo. Non qui. E devo rifare tutto il disegno attorno. Mannaggia Gianni Morandi di Gesù Caldo. Credo che sia un puzzle che si risolve con l'osservazione degli altri. Quindi sei idonea, mettecela tutta. E cacati addosso, bastardo di un creeper. Magari non necessariamente servono gli scalini, però io devo replicarlo al 100%. Iii, mi caco addosso. Dicevo. Fortunatamente abbiamo altri diamanti. Se gli do fuoco invece all'ossidiana. Non prende fuoco. For the love of God! Immagino che la chat, conoscendo la soluzione, stia avendo un'embolia, perché come ricorderete la chat ha solo due stance. Non è blind, oppure come cazzo fa a non capire che deve mettersi la pepita nel culo, poi volare in aria, poi sborrarsi in bocca, poi con la sborra scrivere cazzi nell'ano. Come fa a non capirlo? Però secondo me replicare il disegno è una buona idea. Non si spegne. Questa è la proprietà della Netherrack. Raga, a questo punto ci sarebbe tipo bruciare tutto, tutto intorno. Per creare una situazione del genere dove tu fai proprio l'altare del fuoco. Come vedete non succede ancora. Oddio, oddio, no, 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 no. Devo fermare questa cosa! Devo spegnere le fiamme! Cazzo! No! Okay, ok, ok, allora, non posso salvare questi alberi, ma se tolgo abbastanza foglie non si propagherà. Se manca un cubo non fai propago, ok? E adesso? Come fai? Come fai? Eh? Non puoi fare il propago, è matematico. Basta, basta ragazzi, basta. Ah. Ma è l'altro? Eh sì. Beh, at this point. Ah, ma qui c'è anche la Madonna. Non l'avevo neanche mai lottato. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi perfetto. E io qui posso ossidianare, ma lascia il tempo che trova. Quindi. Fuori dalle balle. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. E tutti quei momenti. Minecraft. Vorrei che Chiara guardasse il disegno che ho fatto per capire quanti blocchi ha un portale e provare a replicarlo. Io vorrei farvi vedere la sua faccia in questo momento. È un misto di ridere, come si farebbe di un babbuino che per grattarsi le palle si gratta il culo, confondendo nella rotondità, sgomento e dubbio. Ci dai un commento veloce su questo disegno? Ora disegno. L'hai chiesto tu. Basta, finito il contributo di Chiara in questa blind run. Ne ho avuto abbastanza. Pipu, mettiamo tutte ste ossidianerie da parte, perché ci aspetta la creazione di un orto. Il famoso Randy Orto. La
La vanga. La vanga Marchi. D'accordo! Ce l'ho una vanga Marchi? Buonanotte a tutti. La gente dov'è? La gente dove cazzo è? Ragazzi, ma se ne sono tutti andati? C'è padre Mammon, c'è Leonardo, ma gli altri? Dove sono andati? Quindi ora noi facciamo Bosco il disbosco. Eccoci qua con il nostro Zappega. Questi sono semi di cazzo? No, di grano, buono. Cioè, per me il Randy Orto deve stare a livello della terra. Che cos'è questo? Secondo me l'albero su un lembino di terra così isolato fa ridere. Questo è l'albero madre, che comunque controlla che tutto sia a posto, va bene? Seghino. Vai. Possiamo partire da qua e fare... Cioè, mi sembrano troppo strette a occhio. Quindi sarebbe 2, 2, qui la dovrei riempire. E ora ho fatto, perché ora fa così, sì, sì. L'ho svoltato. Ah no, no, qui ce n'è due. No, ragazzi. Un'altra grande giornata di lavoro è passata con grandi risultati, Però, cioè, poi come funziona? È un platform, praticamente. Cioè, io entro qua e devo saltare e non affogare. Perché non ho una strada. Non so costruire niente. Niente, il mio cervello non funziona. Perché non lo aggiusto? Perché è venuto... Madre Natura l'ha voluto così. Cioè, è venuto così e chi sono io? No, l'orto è venuto così. Io non posso... Io no, no, la mano invisibile degli orti del mondo... Porco Dio, allora ascoltami bene. Aggiustalo! E fa un cazzo di sentiero. Perché devo fare un sentiero? Eccolo. Perché ti sei negato l'ultimo pezzo di terra che avrebbe goduto del... Però è venuto così, che glielo fa? L'hai fatto tu! Non è vero che è venuto così! Non è vero che è venuto così, l'hai fatto tu! Questa è la mia blind run di Minecraft, si canta sempre in countdown. Secondo me dobbiamo fare una porta qua. E il modo migliore è qui. No, beh, non ho un piccone, credo. Secondo me è un bell'orto, tutto sommato. Ragazzi, ma che coraggio avete? Io capisco il masochismo. Guardami, ragazzi. Guardami. È terra? Loser. Nella tua camera, beh. No, era per te. Il primo passo. Questa è casa tua? Oh, sì, è casa mia. E quindi? È casa tua, sì, è casa mia. Che t'ha fatto casa mia? Che cazzo è mia? Oh! È il mio magazzino! Perché quella cassa? Perché l'ho sbagliata, non c'è abbastanza spazio! Madre Natura l'ha voluta... Guarda, una finestra per i piedi. Ma che cazzo vuol dire la finestra dei piedi? Perché ho un buco sotto? È così. Ci arrivano topi, abitano anche loro lì. È finito storto. Mi hai fatto un sentiero. Fa un piccone adesso, mi devi far ragionare. Fammi ragionare. Dio madonna, fammi ragionare che già c'ho un neurone. Mi riempi di stimoli. Però qui viene un angolo di porte, ma chi sono io per dire di no? Però per par condicio secondo me va fatta anche di qua. Perché? Perché fai l'angolo di porte, diventa porta a porta. No, olè. Oh. Ah. Vada là. Com'era il cancello? Non me lo ricordo più. Per la nona volta. 4 di bastoni. E speculare. 4 di bastoni. Speculare. Sono cubici. Sai, sì. Fare la staccionata. Il cancello è speculare. È lo stesso schema, ma con i materiali invertiti. Poi state a farvi le ose negativi. No. Vabbè, chi sono io per dirti no? No, 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 non ci provare. No, non ci provare. No. Io non ti sento perché ho la musica. Puoi fare. Non può fare il cancello da due. Cosa vuol dire che hai una porta grande due davanti a un cancello grande uno? Cosa vuol dire? Oddio, lo stai facendo? Sì, lo sto facendo perché sennò rompi le palle. Fa cacare, cioè, ora cos'è questo? Mi rappresenta questo. Un orto direi incredibile. Anzi, però vedo il frame rate andare a cazzo di cane. Perché stiamo andando a 39, 38 fps? Che cazzo sta succedendo? Andiamo a 30. Vabbè, allora cominciamo a zappare. Un'idea intelligente è che apro casa e sono dentro l'orto. Ah, qui le bacche. Ah, 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 mi fa male il cazzo. E allora eccoli gli alberi madre minori. Ma cresceranno? Forse devo bucare l'albero. Vai, crescete rigogliose, canne da zucchero dentro l'albero madre. Perché noi abbiamo fatto il Randy Orto, però vorrei fare anche Giovanni Pascoli. Devi farti i cazzi tuoi un attimo.
grande quanto il cancello. No. Allora. Come l'avevo fatto? Ma no, sul muro! No, sul muro! Che vuol dire? Sul muro sono palesemente inutili! Fallo dove serve, no? Ma è fatta, al posto sì. Guarda che bel posto che è questo. Ah, perfetto, gli devo dire. Sì, questa è una patana cresciuta. Ok, ragazzi, in realtà una sola, quindi probabilmente non era cresciuta davvero. Abbiamo un obiettivo! È una cosa che dobbiamo fare. Si sta facendo noce. Qui cuoio Paolo. Vi farò sopravvivere alla notte, ragazzi. Andiamo. È pericoloso stare qui. Venite, venite. Da bravi. Dai, avvicina a casa. Ah, ah, ah. Le palle. Dai, si vede da qui. Dai, piccolo. Tu non sei né qui né qua né Paolo. Dai, Reginald. Sì, ha trovato una compagna. Reginald femmina. Loro sono commercialisti. Compilano gli F24. Venite, venite. Bravi. Questa è la vostra nuova casa. Oddio. Questa è la mia nuova casa, demone nero. Bene, è tempo di scavare, signori. Almeno altri 4 pesci. No, di più. Libro incantato, un altro. Canalizza, sono veramente comuni. Canalizzazione, carica rapida. Probabilmente una volta che ne trovi uno, ne droppi sempre più spesso. Un altro arco. Potenza 4, impatto 1. Canna da pesca magica con esca 2. Però io vorrei dei pesci. Sesso. È nato un piccolo ragioniere. Cava dei terreni sta per essere esplorato. Ah, welcome back. Oh sì. Queste mini. Uber, probabilmente si sta licenziando. Possibile. Ok, vi direi che mi fa una s*** e dormo. Nella mia testa una serie di Minecraft è... Ragazzi, dai, adesso facciamo una porta, una portesca porta. Eccoci qua, prendiamo il mattone e lo mettiamo su un altro mattone. Vi piace, bimbi? Questo è un sasso di sassi. Seguitemi per un altro episodio. Faremo una casa più grande la prossima volta. E invece questa serie è... Ma voi le s*****e ve le fate di immaginazione oppure davanti al c***o? Quindi mi piace pensare che questa serie sia o la versione definitiva di Minecraft oppure il simbolo della marcescenza nel mondo. Mi dà valuta verde. È palesemente una sorta di exp bar, però cosa serve? Ma certo, ci ho pensato adesso, è il motivo per il quale l'arco si ripara. Dovrei provare a vedere se l'arco si ripara se i maiali scopano. Cioè, la sborra di maiale può riparare l'arco? Ci sono degli eventi che influenzano il riparo dell'arco con il ripristino. Potrebbe essere ogni volta che una azione genera esperienza. Quindi, vediamo se ripara l'arco. Non ho guardato il numero, sono un cretino. Oddio, però sembrerebbe di sì. I do believe I've got the answer. E loro sono troppo piccoli per fare sesso. Padre Mammonk! Padre Mammonk, che ci fa qua fuori? Sì, sì. Mi sta bene. Mi dia, padre Mammonk. Sta livellando. È l'amicizia? Sto diventando amico di padre Mammonk? O forse è un leveling dell'NPC? Potrebbe essere sia un leveling del singolo NPC, perché chierico novizio forse sembra più quest'ultima cosa. Cioè il chierico poi diventa un chierico esperto, perché tu gli hai dato i materiali che gli servono per fare le cose. L'abitante può darti... Guardate la morta dalla finestra. La mente deve essere davvero pulita. Porca troia! I predoni metallici! Adesso! Jargad, dobbiamo combattere per la nostra vita. Adesso non torniamo al villaggio, ci costruiamo un accampamento dentro al portale. Mettiamo il letto. Jargad, dove sei? Jargad? Jargad! Fottuto Jargad di merda. Devi stare buono. Adesso ti chiudo qui, Jargadone.
stava fottendo. Voglio che tutto il portale sia circondato per un po' da Netherrack. Se non avessi visto gli altri portali, sappiamo che la disposizione delle piangenti è diversa di volta in volta. Che 3 era il numero massimo, quindi la metteremo a caso. La metterei qui. Diamo a questo posto l'aspetto che avrebbe se fossimo nel Netherworld. Credo che questa sarebbe la visione standard di un abitante del Netherrealm. Proviamo senza l'ossidiana piangente. È una E. Facciamo la sostituzione. Un banale ossidianico gate. Spegnazzi un Z, però no. Vaffanculo! Non so se il fuoco serve, ma è probabile, vista la proprietà unica della Netherrack. Devo andare a prendere un altro acciarino. Serviranno probabilmente altri portali. Oh no. Se non passo da qui, vuol dire che faccio raidare il mio villaggio. L'uomo non sacrifica niente. Godo! 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 Ti prego, ti prego, voglio solo dare fuoco a più cose. Stanotte, questa schifosa città sarà purificata dalle fiamme! Dobbiamo fare il fornello. Un bel fornellino. Il fornello. Però non prendo subito. Oddio! Il fornello la soluzione. Devi fargli venire il fuoco da sotto. Sono le fornelliche soluzioni. Ok, quindi che devo fare? Devo entrarci? Non può essere. No, raga, non può essere. No, raga, non ci credo. Io non ci credo. È sempre stato chiaro il messaggio, ragazzi. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. È sempre stato chiaro il messaggio. È sempre stato chiaro il messaggio. È sempre stato chiaro il messaggio. Qualcuno ci è passato prima di me e ha lasciato quelle cose lì. Non è più tornato indietro, però. No, 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 no. Sì. Che faccio, un altro accampamento in questo volo? Che cazzo faccio, ragazzi? Sono completamente... Però se poi muoio lì dentro... Io non so cosa sia. Io non ho idea di cosa ci sia in questo posto. Verosimilmente un botto di me. Fuoco. Cazzi. Però come lo esploro? Allora, facciamo così. Aspettiamo una notte. Dormiamo nel villaggio. E portiamoci il letto dietro. Però risiamo dove prima. Alternativa C. Andiamo a ammazzare delle pecore. Mori. Mi interessa. Dai, me ne manca una. 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 Ho sentito bene. Ho sentito bene. Rivelati, pecora. No, sei una suora. Questa suonava come una pecora bianca. Io come torno indietro poi? Oddio! Cinghiali e zombie con le orecchie. Probabilmente sono ispirati ai primissimi nemici di Zelda. Sono tutti degli uomini facocero. Sono ostili o no? C'è un demone nero anche qui. Questo è il dominio dei demoni neri. Non capisco la vostra lingua. Non vi capisco. Anche il vostro mondo è in rovina. Ti offrirei delle costolette, ma credo che sarebbe scortese, visto che sei un uomo maiale. Perché qui funziona senza fuoco? Forse una volta attivato con il fuoco nel mondo nostro. Facciamo una prova. In teoria creo un altro waypoint che è accanto, però non esiste un tale d'arrivo dall'altra parte. Quindi no, non ha senso. Una controporta di live. Oddio, ce n'è uno. Oh, tu sei integro. Tu sei arrabbiato. No, siete malati. Questo mondo è il mondo degli uomini maiale, sono malati anche loro. Solo che gli zombie di questo posto sono rincoglioniti. Comunque, già che ci siamo, balliamo, ma... No, perché non c'è un portale dall'altra parte. Riraccogliamo tutto e basta. Ma che era? Fa paurissimo. No, ragazzi, ho veramente paura. Cazzo è?
Voglio solo riminare quello che ho posizionato qui. Non volevo deturpare il vostro mondo. Oddio, oddio, che cazzo è? Cos'è Returnal? Ma che cazzo è? È un bambino che piange, ma che cazzo è? Lasciami stare. I'm gonna do what's called a pro gamer move. Oh! Il secchio. No! Ma che cazzo fa? Mi insegue. Lasciami stare. Lasciami stare. Ancora lì. Scavare il più possibile. Cos'è questo? Cazzo muschiato. Cos'è? È legno mastrano. Per ora continuiamo. Si lamenta, ma non mi segue. Oddio, quanti sono! I demoni neri vengono da qui. Che cos'è? Blocco fungolume. Fa luce. Che cos'è questo? Quarzo del Nether. Sono solo qui per scavare. Oddio, ho rischiato la vita. Non hai idea di quanto sia stretto il mio culo in questo momento. Che cosa cazzo è quello? Oh, si moltiplicano. Quando muoiono diventano più piccoli. In mezzo agli occhi. Dio, ti prego, basta fare questo verso! Basta! Dovunque vado c'è morte! Che cos'è? Che cos'è? Oddio, c'è un baratro! Perdimi di vista, fungo di Super Mario! Dobbiamo tornare a casa, cammina dritto, entra! No! Ci devo rimanere dentro, quindi? Entra, per l'amor di Cristo, entra! Entra! Oddio! Ne è arrivato anche uno! Oddio, che ho fatto? Tornato indietro. Oddio. È notte, devo dormire. Wow. Oddio, ragazzi, questa blind run durerà 9 miliardi di episodi. Devo fare. Quanto dura ancora questa merda? 14 minuti. Devo tornare a casa, devo fare una mappa, devo cominciare a cartografare una mappa di Torghess, non mi ricordo neanche come cazzo si chiami. In questo gioco è infinito. Ho due giri, mi fo due. No, qui sta finendo a cazzo e pugnette, fermi. Piglia sta acqua di me. Dai, piglia sta acqua da qualche parte, pigliala. Tu devi mettere il secchio nell'acqua, Dio boh. Piglia sta acqua di me, ti prego. No, non l'ho preso. Ok, beh, sì. Tocca fare delle prove. Tocca fare le prove. Ti spegniamo. No. Sei corazzato, stai lontano. Va bene, magari mi vedranno come un loro simile. Oh, oddio, questo è un facocero selvatico. Che fai, mi attacchi e poi scappi? Eh? Ma stai scherzando? Veramente non mi attaccano con l'elmo d'oro in testa? Però bello, perché alla fine è una reazione che ti viene stupidamente roleplayicamente spontanea e... Stanno menando quel facocero? Lo hanno ucciso. Completamente rincoglionito questo. Bene, godo. Cosa sei spaventato? Da cosa siete spaventati? Dagli zombie? Mi fanno paura questi zombie? Ci penso io. Oddio, non ci penso io per niente. Oddio. Situazione piuttosto controversa. Morte di merda. E riprendiamo tutto. Okay. Oddio. Con il diamantino ce l'ho. Ma che cazzo vuol dire? Il fuoco non gli fa per niente paura. Oh! Entra dentro, ti prego, ti posso pagare! In qualche modo sono... Oh no, ma sono qui anche loro adesso. Ok, è tempo di studiarti, bello. Fanculo. Basta scappare! Dopo gli faremo una finestra e lo studieremo. Oddio, può! Parkour!
Metti. No! Quanto cazzo ci mette? Uno ne dovevi attaccare e mentre te ne vai, viene con te. No! Ma che Cristo di Dio! Posklet! Posso sicuramente studiarne tanti adesso. Se mi chiudo in casa, che non... Oddio! E adesso dormo. Ah no. Come? Adesso basta, adesso siete tranquilli, dai. No! 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 Posto? Fatti i cazzi tuoi, non salire! No! No, ma perché adesso sta di nuovo facendo i cazzi suoi a Parigi? Perché fai così? Vicino al portale devi venire. Io ho paura di perderlo di vista e che si allontani e che sparisca. Vorrei avere il tempo di fare il recinto vicino a casa mia e poi spingercelo dentro. Vai, vai in là. Dio, perché ti piace andare verso di qua? Vai verso casa mia. Madonna, mi stai facendo impazzire. Devi andare verso casa mia. Devi smettere di camminare. Devi smettere. Voglio morire in game. Allora ragazzi, se adesso non c'è più io perdo la testa. Ah no. Così mi sono chiuso io però. Non ti voglio fare del male, ok? Non ti voglio fare del male. Ti impareremo a conoscere. Hai anche un albero e una torcia. Oh no, aspetta. Prende fuoco poi. Bene ragazzi. Ora è finita davvero. Li eliminerò da questo mondo. Io ucciderò tutti.